avuto un frangente importante proprio in questi mesi di lotta contro la liberalizzazione. Parlo appunto della vicenda delle agenzie di Palazzo Chigi. Insomma, questo governo sembra aprirsi davvero tanto alle liberalizzazioni e quindi non c'è da stare allegri con questi decreti attuativi. Ecco, voi che idea vi siete fatti? Ma paradossalmente con questo governo c'è una interlocuzione maggiore rispetto ai governi precedenti. Forse perché il Presidente del Consiglio Paolo Gentiloni è un collega giornalista, in più, come dire, dal Ministro Lotti abbiamo avuto, come dice, udienze su molti argomenti, siamo stati ascoltati soprattutto per quanto riguarda le regole che devono appunto a tutela della, diciamo, contro i furbetti del contributo, perché molte cose non vanno. Ma come dicevi tu all'inizio, il discorso delle liberalizzazioni nel nostro paese è un po' un'arma a doppio taglio, è un po', mi viene in mente la professione giornalistica, dove, come dire, nell'immaginario collettivo il freelance, tanto per fare un esempio, nel mondo anglosassone è una figura nobile, da noi significa sfruttato e non pagato. Non vorrei che la liberalizzazione delle edicole si trasformasse appunto in una nuova categoria di schiavi, dove praticamente si andrebbe a polverizzare intanto la professionalità, un presidio storico per la diffusione della cultura nel nostro paese, dall'altro una situazione praticamente, come dicevo prima, di sfruttamento che porterebbe a situazioni, alla creazione di nuovi schiavi, oltre, mi insegnate bene, alla chiusura di edicole. Non dimentichiamo che negli ultimi 10 anni c'è stato, alcune statistiche parlano di un'edicola su 4, ma sembra che negli ultimi anni, voi siete più aggiornati di me da questo punto di vista, il trend sia ancora maggiore, senza dimenticare che, come vediamo qui a Roma, molte edicole alla fine sono edicole, come dire, in senso molto marginale. Certo. Perché vediamo che magari ci sono pochi giornali e il 90% dello spazio è destinato ad altre cose. Certo, quotidiani e periodici fanno una vita dura anche negli esempi di migliore qualità, proprio perché, a riconferma appunto di quello che dicevi, le edicole chiudono, quindi non c'è più una distribuzione organica. Io volevo tornare un momento sul discorso dei decreti attuativi, e cioè preoccupa un dato. Il governo sembra, perché non ci sono punti di riferimento certi, voglia cavarsela con un paio di passaggi nella manovrina e quindi saltando a piè pari il passaggio parlamentare, che invece sarebbe d'obbligo, se non altro ci sarebbe un confronto con le parti direttamente interessate, tant'è che voi appunto avete più volte chiesto da questo punto di vista l'uscita di questi decreti attuativi. Ecco, che cosa sta accadendo dal vostro punto di vista e che cosa ci dobbiamo aspettare? Ma diciamo, quello che è appena uscito, ripetiamo, noi lo riteniamo insufficiente. La manifestazione di oggi è finalizzata proprio a questo, a suonare la sveglia al governo, perché l'informazione deve essere praticamente uno dei punti cardini della democrazia del nostro paese. Una cosa che mi viene in mente è l'impegno che dovrebbe avere il governo a tutela sia dell'informazione che della diffusione dell'informazione, perché parliamoci chiaro, il giornale di carta non è morto, benché voglio dire, in molti ne fanno il funerale da tempo. fanno il funerale. Ma poi c'è un aggravante: noi non dobbiamo dimenticare che è proprio argomento di discussione degli ultimi tempi questa nuova politica, che già è stata attuata in numerose regioni e dovrebbe
praticamente diventare ormai diffuso in tutto il paese, quello della consegna dei giornali a giorni alterni. Ecco, con la consegna dei giornali a giorni alterni da parte delle poste, diventa ancora più importante e fondamentale invece il rafforzamento e il potenziamento delle edicole come servizio pubblico. Cioè il governo si dovrebbe essere interessato a spendere, a impiegare delle risorse a favore delle edicole proprio per garantire quel servizio che Poste Italiane non possono più garantire o non vogliono più garantire. Certo, certo, sì, questo è un altro addentellato che dovrebbe, se non altro, riaprire le prospettive di un serio ragionamento sul settore. Parliamo appunto dell'editoria. Questa legge di riforma ha un po' lasciato il boccone amaro, perché di fatto non apre grandissime prospettive. È servita da una parte a togliere contributi anche un po' fantasma ad alcune testate che di fatto non esistevano, a dare un segnale, ma insomma non sembra che la china la si stia prendendo dal verso giusto. Ecco, il senso di questa intervista a Parisi era anche un po' quello di rompere un tabù, e cioè di editoria forse dovrebbero parlare i diretti protagonisti. Parlo dei giornalisti, naturalmente, variamente declinati, degli editori, ma anche degli edicolanti, quelli che poi con l'opinione pubblica stanno a contatto tutti i giorni. Certo. Sì, sono in pratica la cartina di tornasole. Noi ricordiamo che da sempre nei giornali, diciamo, il primo dato sulla diffusione dei giornali lo dà appunto l'edicolante: quante copie hai venduto, quanto te ne servono in più, eccetera eccetera. Oggi un po' il sistema è cambiato, perché è cambiato tutto il mondo dell'informazione, e su questo voi siete già impegnati, ma sui territori dove è molto sentito appunto il problema, molte regioni, appunto, come leggi regionali, sì, si sono mosse, hanno già fatto qualcosa appunto per garantire, per aiutare a trasformare le edicole, quindi aiutarle anche a connettersi con questa nuova realtà. Va da sé che l'edicola 2.0 deve essere un'edicola che deve saper gestire sia il prodotto cartaceo che il prodotto online, anche, voglio dire, attraverso dei servizi che non devono essere dei servizi di mera vendita di alimenti, ma appunto, voglio dire, dei servizi multimediali. Però non dobbiamo dimenticare che il giornale non è morto, e se noi andiamo a guardare un po' a quello che succede negli Stati Uniti, noi abbiamo l'esperienza appunto del Boston Globe, che dimostra che laddove viene l'editore capisce, comprende perfettamente che il futuro del giornale può essere garantito solo dalla qualità dell'informazione, e allora forse sarebbe l'ora di pensare più a giornali con meno pagine, ma con più qualità. Certo. Oggi il tablet, il telefonino ci fornisce milioni e milioni di informazioni che rendono praticamente inutile avere giornali da 50-100 pagine. Basterebbero 16, 20, 24 pagine ben fatte, è un po' quello che avviene nei giornali, sta avvenendo nei giornali americani, e a quel punto il cartaceo, che non dimentichiamo anche l'esperienza che abbiamo avuto con i libri, perché nei libri c'è stata la stessa cosa, negli anni scorsi l'ebook pareva avesse ormai soppiantato il libro cartaceo, ma c'è stato il massiccio ritorno, perché lo studente stesso trova difficoltà a studiare davanti a uno schermo. Ecco, certo. Valorizzare questa grande risorsa che è appunto il cartaceo, e preservare quella rete di distribuzione, e poi soprattutto chi
assieme ai giornalisti e assieme agli editori veri, non agli editori pirati, ha garantito la diffusione sia dell'informazione che della cultura nel nostro paese. Ritengo che debba essere, voglio dire, uno dei doveri del governo a tutela dell'informazione, della qualità dell'informazione, ma soprattutto a tutela della democrazia nel nostro paese, del rispetto dei cittadini, di tutti i lettori. Ecco, mi sembra che tu abbia fornito davvero tanti argomenti per, come dire, un ipotetico indice di stati generali dell'editoria, dal basso, voglio dire, e cioè da quei protagonisti che tutti i giorni hanno a che fare con l'informazione. Un'informazione che trova uno sposalizio proprio vocazionale quando si parla di approfondimento, quindi quando si parla di qualità e quando si parla di carta stampata, e a quel punto davvero potrebbe esserci una nuova epoca. Dunque, l'ultima domanda: tu prima hai fatto in qualche modo riferimento al mondo del precariato, perché qualità dell'informazione vuol dire anche giornalisti pagati decentemente, ecco, e questo è tutt'altro quello che accade nella realtà delle cose, perché sono proprio i giornalisti che ci raccontano come ormai nelle redazioni il precariato stia sopravanzando i contrattualizzati. È un campanello d'allarme che non si può ignorare, no? Ma assolutamente. Su questo argomento, naturalmente, noi dobbiamo tenere presente due fattori fondamentali. Da un lato ci sono quelli che, come ho definito prima, noi possiamo chiaramente definire i pirati dell'editoria, cioè sono coloro i quali cercano di sfruttare e non pagare e quindi ridurre il lavoro giornalistico, che, ripetiamo, non è un hobby, praticamente in qualcosa di umiliante nei confronti di chi lo esercita. Dall'altro c'è però un altro aspetto che è fondamentale, è quello di chi accetta quei compensi da fame, o peggio ancora chi per anni, perché noi abbiamo casi di colleghi che da anni non vengono pagati e continuano a scrivere. Allora, questo è un problema fondamentale, perché chi accetta di non essere pagato già dà un messaggio, un segnale preciso all'editore, facendo capire: io non ho bisogno di essere pagato. Ecco, questi sono i principali nemici dei giornalisti, i principali nemici dell'informazione. Io voglio ricordare che lo scorso anno, con una discutibile, per quanto riguarda la Federazione Nazionale della Stampa, sentenza, è stato abolito l'equo compenso. L'equo compenso, che voglio dire, non rappresentava la sistemazione, di tutti i giornalisti, però rappresentava un punto di partenza, certo. Perché il fissare 20,83 euro a pezzo era già un ottimo punto di partenza. Io sfido praticamente a guardare nel nostro paese quanti giornalisti percepiscono 20,83 euro. Fatta eccezione alcuni grossi gruppi editoriali, alcune grandi firme, l'80-90% dei giornalisti 20,83 euro a pezzo se li sognano. In quel provvedimento, in quella legge sull'equo compenso, c'era un altro elemento fondamentale, che era quello di stabilire la blacklist degli editori privati. Con quella sentenza che è stata praticamente cavalcata, quindi proposta e cavalcata dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, noi abbiamo perso sia la certezza di almeno questo minimo di 20,83 euro, sia la blacklist, e quindi siamo tornati di nuovo nella giungla. Ora, la speranza qual è? La speranza è che la legge che elimina i voucher, che ha eliminato i voucher per le altre categorie, faccia lo stesso modo per eliminare quelli che sono i voucher della categoria giornalistica, certo. Che quelli non dichiarati. Perché i voucher del giornalismo, nella sostanza, sono i co-co-co, mentre lo sforzo che noi facciamo, sia come Federazione Nazionale della Stampa che come Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti, come IPG, è appunto quello di eliminare i co-co-co
e quindi fare, diciamo, dare il vero nome.